Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, perché se ieri abbiamo parlato delle armi, delle core ability, delle reinforcement ability eccetera eccetera, oggi come promesso vi porto il video dove vi consiglio fondamentalmente le varie build da utilizzare all'interno del gioco per rendere il vostro personaggio al meglio della sua forma. Infatti tutti i personaggi li abbiamo già analizzati praticamente qualche giorno fa, mentre invece oggi andiamo ad analizzare quelle che saranno le armi migliori da cercare per ogni personaggio e anche il perché si possono cercare determinate armi. Ovviamente per quanto riguarda questo discorso ci tengo a sottolineare che la maggior parte si riferisce come arma principale, quindi l'arma principale che andrà equipaggiata al nostro personaggio, che consente comunque di avere il maggior vantaggio rispetto ovviamente sia alle statistiche che ovviamente a tutto il resto. Però anche come armi secondarie, dipende la sfumatura che volete dare al personaggio, potete tranquillamente utilizzare altre armi, perché vi ricordo che in totale il nostro personaggio alla fine dei giochi equipaggerà ben 5 armi differenti. Cominciamo con Eris. Eris abbiamo già detto appunto all'inizio di questa nostra chiacchierata di Ever Crisis essere praticamente la healer migliore del gioco, e ovviamente per essere la migliore healer del gioco le serve l'arma corrispondente, anche se le migliori armi che in questo caso consiglio per Eris come arma principale sono le Wizard e la Silver Staff. Perché queste tre armi? Perché queste tre armi sono le migliori armi presenti all'interno del gioco che effettuano attacchi AOE elementali di tipo terra, tuono e ghiaccio. Quindi se volete una Eris un po' più offensiva rispetto ovviamente alle cure, che saranno comunque eccezionali con ovviamente l'arma associata e anche soprattutto alla sua limit break, potreste tentare di inserire una di queste armi per rendere Eris un po' più offensiva. Mentre invece la Fairy Tail e la Full Metal Staff, che metto a pari merito al secondo posto, dato che i colori, come potete vedere, comunque permettono di inquadrare una classifica: rosso primo, giallo secondo, arancione terzo e poi quarta scelta, che è sempre quella un po' meno consigliata ma che comunque è valida, in verde. Quindi la Fairy Tail e la Full Metal Staff sono due armi ottime. La prima è perché è la migliore arma AOE per le cure, quindi la Fairy Tail, se volete utilizzare la vostra Eris come curatrice, avete già l'arma a disposizione, e la Full Metal Staff che invece effettua danno fisico non elementale AOE e debuffa l'attacco fisico degli avversari. Quindi in base anche a quello che vi interessa fare con la vostra Eris potete decidere il da farsi. La Mithril Rod, che invece è ottima per effettuare anche in questo caso un attacco fisico AOE, con però collegato un buff al party per la difesa magica, quindi non solo essere offensiva ma anche un supporto in questo caso. E infine la Guard Stick, che dà buff di difesa magica ad un singolo alleato più cura, che ovviamente è probabilmente l'arma più debole da equipaggiare ad Eris, però comunque sia ha un effetto che non bisogna sottovalutare. Un bel buff di difesa magica più la cura è sempre un'ottima soluzione. Per quanto riguarda Barret, invece, che cosa dobbiamo dire? Le armi migliori che possiamo equipaggiare a Barret, in base ovviamente a come lo vogliamo buildare, sono la W Machine, che praticamente è l'arma, è una delle sue armi più potenti, con la core ability da solo 2 barre ATB. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che è facilmente spammabile, perché 2 barre ATB si riempiono abbastanza in fretta, e inoltre ha un effetto addizionale di riduzione difesa del nostro avversario, quindi abbiamo la capacità comunque di debuffare il nostro avversario e spammare questo debuff, perché appunto costa soltanto 2 barre ATB, quindi possiamo praticamente mantenere permanentemente il nostro avversario debuffato. La Enemy Launcher, che è praticamente un'arma che sblocca l'abilità AOE, che è praticamente perfetta per velocizzare le wave,
quindi per farmare o comunque per eliminare più nemici in modo rapido, l'enemy launcher è sicuramente l'arma migliore. L'assault gun, che praticamente incrementa la difesa fisica di tutti gli alleati, perché vi ricordo che comunque Barret, essendo il personaggio con più HP presenti di tutti quanti i personaggi iniziali del gioco, può essere in un modo utilizzato anche come tank. Quindi è comunque magari utile per chi magari lo voglia utilizzare come tank, avere la possibilità di incrementare la difesa di tutti gli alleati. Il Solid Bazooka, invece, in questo caso, che è l'ultima arma che vado a consigliare comunque al personaggio, perché? Perché è la migliore arma single target non elementale. Quindi effettuiamo praticamente ottimi danni single target, però non abbiamo nient'altro. Quindi se proprio non trovate nulla o comunque non volete rerollare e va bene utilizzare Barret in questa maniera, il Solid Bazooka è comunque un'ottima alternativa. Passiamo a Cloud, che è praticamente il migliore DPS presente all'interno del gioco, però specificando essere comunque DPS single target, quindi non abbiamo ancora dei veri e propri damager AOE a parte Barret e Glenn, ma questo è un discorso un po' più particolare. Cloud praticamente può equipaggiare 4 armi che possono effettivamente renderlo molto 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 forte. La Murasame è sicuramente l'arma migliore che possiamo dare a Cloud, perché innanzitutto è la seconda arma di tutto il gioco con il potere di attacco più alto, e inoltre sblocca un'abilità di power up, quindi consente comunque a Cloud di diventare ancora più forte. Quindi c'è veramente tanta bella roba. E oltre a questo vi posso dire che comunque sblocca come core ability un attacco di tipo tuono fisico, che è praticamente quello con il è una tra le diciamo tra le skill con moltiplicatore più alto del gioco, che dovrebbe essere di 740% o 750%, quindi veramente tanta bella roba. Seconda arma che viene classificata con l'Hard Edge, che è capace di ridurre la difesa fisica dell'avversario e quindi permettere a Cloud di fare molti più danni, ed è molto comoda questa cosa per un personaggio fisico come quello di Cloud. Successivamente abbiamo l'Apocalypse, dove le abilità di rinforzo aumentano i danni vento, quindi le Reinforcement Ability, le due Reinforcement Ability in questo caso aumentano i danni di tipo vento. Come ho detto in precedenza, Cloud è diciamo famoso all'interno del gioco per essere praticamente il damager tuono più forte del gioco, ma al tempo stesso, dipende l'arma che equipaggiamo, possiamo anche permettergli di fare danni elementali di tipo vento. Infine invece la Mithril Saber, che è l'arma migliore non elementale magica. Quindi se vogliamo buildare Cloud con attacchi magici, perché effettivamente magari il boss soffre di più gli attacchi magici o comunque abbiamo necessità di effettuare attacchi magici, possiamo utilizzare la Mithril Saber per cambiare appunto la tipologia di attacchi di Cloud e buildarlo con appunto attacchi magici, che ripeto, questa è una cosa molto figa perché vi consente comunque di utilizzare gli stessi personaggi però anche con armi diverse per cambiare le loro caratteristiche. Andiamo avanti con Glenn. Glenn è un altro di quei damager AOE insieme a Barret molto molto valido. Infatti in questo caso abbiamo la sua arma migliore, che è la Piece of Cake, che è praticamente la stessa identica cosa della W Machine di Barret. Quindi dipende appunto come volete utilizzare il personaggio di Barret o il personaggio di Glenn, sappiate che le loro armi migliori sono praticamente speculari, quindi tanta bella robetta. Poi abbiamo altre due armi in seconda posizione, in questo caso la Gigi Fam e la Shock Buster in questo caso, dove praticamente sblocchiamo delle abilità con ottimi danni AOE, la Gigi Fam di danno terra e invece la Shock Buster di tuono. E dato che comunque i boss delle coop principali della beta erano deboli a tuono e fulmine, ovviamente queste due armi in realtà prendono una valenza un po' più elevata anche rispetto alla Piece of Cake, in base ovviamente a come volete utilizzare il personaggio. E ovviamente ho messo leggermente migliore la prima come stats. Infatti la Gigi Fam fa danni terra AOE, però al tempo stesso ha anche delle statistiche un po' più alte rispetto alla Shock Booster.
Apology in Hell, che è la terza arma che consiglio per Glenn, che è l'arma migliore single target non elementale per effettuare danni. E poi ultima arma, la Crew Kicker, che è praticamente una delle migliori armi, se non l'unica arma single target elementale di tipo fuoco. Quindi se vogliamo sfruttare Glenn con tipologie di attacco fuoco, perdiamo la OE, guadagniamo single target, però effettivamente l'elemento potrebbe essere un elemento importante per breccare il nostro avversario e quindi interrompere la sua sequenza appunto di attacco finale. Andiamo avanti con Lucia. Lucia utilizza i fucili e per quanto riguarda lei abbiamo diverse scelte. Abbiamo diverse scelte che in questo caso non sono forti o scarse, perché comunque Lucia è un personaggio molto, molto variabile, cioè nel senso si riesce ad adattare praticamente a diverse situazioni, e dato che viene comunque utilizzata principalmente come secondo DPS può avere diverse sfaccettature interessanti. Infatti abbiamo un'arma in generale che è la Pulse Gun, che è praticamente la sua migliore arma per quanto riguarda danno single target elementale vento. Quindi se vogliamo appunto infliggere danni elementali di tipo vento necessitiamo quest'arma. La Serpent Gun, che è la migliore ed unica arma AOE elementale vento. Quindi abbiamo la Pulse Gun che fa molti più danni però single target, o la Serpent Gun che anche in questo caso è vento però AOE, quindi un po' di riduzione danno, perché comunque il danno AOE è leggermente ridotto rispetto al single target, però avere la possibilità di colpire tutti i nemici è tanta roba. La Mad Minute, che praticamente offre ottimi danni single target, riduzione dell'attacco magico e buff di attacchi fisici e magici. Quindi praticamente riusciamo a fare tutto in un solo, diciamo tutto con una sola arma. Quindi danni single target, debuff per quanto riguarda attacco magico, molto interessante, e poi ovviamente potenziamento al personaggio stesso. E infine il Black Rifle, che non è scarso, o comunque non l'ho messo, non l'ho messa come ultima scelta perché sia scarsa, anche perché appunto come potete vedere è l'unica arma presente del gioco con effetto silenzio, quindi con effetto mutismo, che è utilissima contro i boss. Quindi quale armi non è che sono tanto forti o scarse, ma bisogna comunque catalogarle in base a come si vuole utilizzare il personaggio. Se in questo caso magari vi serve un personaggio che possa mutare un boss, che magari vi possa dare fastidio con la sua ultimate, o comunque vi possa dare fastidio con i suoi attacchi speciali, utilizzate il mutismo di Lucia e praticamente siete tranquilli, perché l'avversario non potrà effettuare nessuna tecnica speciale. Andiamo da Matt, che è praticamente il jolly di Final Fantasy VII Ever Crisis, perché può essere utilizzato praticamente come se fosse un tuttofare e le sue armi lo testimoniano, perché abbiamo come prime armi che ho messo a pari merito la Killer Hornet e la Broadsword Axe, che sono praticamente entrambi armi ottime, la prima con danni non elementali e l'altra con danni elementali tuono. Quindi la Killer Hornet è molto forte ma non ha nessun elemento, la Broadsword Axe invece possiede elemento di tipo tuono. È anche vero che l'elemento di tipo tuono è comunque padroneggiato da Cloud, quindi utilizzare Matt con la Broadsword Axe probabilmente sarà una variabile solo se non possediamo Cloud. Quindi consiglierei ovviamente la Killer Hornet in questo caso. Oppure la Slick Beetle, dove praticamente abbiamo dei danni fisici non elementali che hanno in più la possibilità di infliggere debuff all'attacco fisico dell'avversario. Quindi avere la possibilità comunque di indebolire l'avversario è sempre qualcosa di comodo, e quindi l'ho inserita nella seconda posizione. Stingray come terza arma a disposizione di Matt, dov'è praticamente la stessa cosa dell'arma precedente però con i valori magici. Quindi se la Slick Beetle praticamente infligge danni fisici non elementali e indebolisce l'attacco fisico, la Stingray effettua danni magici non elementali e indebolisce l'attacco magico. Quindi diciamo che sono praticamente l'uno la variante dell'altro, quindi in base a quello che vi serve potete decidere come giostrare il vostro personaggio. E poi il Prime
Number come ultima arma, ma ultima solamente per convenzione, perché è la seconda arma migliore con le cure AOE presente all'interno del gioco. Quindi per chi non possiede Eris o per chi non ha la voglia comunque di giocare Eris e di pullare Eris, può utilizzare Matt come curatore. Infatti, quando abbiamo analizzato i personaggi, vi dissi ai tempi che Matt è praticamente il Jolly presente all'interno del gioco, quindi potrete utilizzarlo come attaccante, come debuffer, come curatore, un po' come volete voi. Quindi sta a voi scegliere quali armi pullare in base al ruolo che volete affidare a questo personaggio. Red 13 invece abbiamo diverse armi che danno diverse cose interessanti. Infatti abbiamo, almeno secondo la mia opinione, come arma migliore a disposizione il Platinum Collar, che è praticamente l'arma con danni magici AOE non elementali, riduzione della difesa magica nemica, ed è anche l'arma con il più alto attacco magico dell'intero gioco. Ecco perché ovviamente prende la prima posizione. Quindi danni magici, riduzione difesa magica, e in più possiede anche l'attacco magico più alto, quindi è perfetta se volete utilizzare Red come attaccante magico. Il Noble Collar, dove praticamente abbiamo danni elementali AOE di tipo acqua grazie a quest'arma. Il Junk Collar, dove abbiamo un attacco magico single target molto potente con debuff all'attacco magico dell'avversario. Quindi abbiamo possibilità comunque di indebolire sia la difesa che l'attacco magico volendo del nostro avversario. E poi il Gold Collar, che è praticamente quel collare che sblocca il Regen AOE per tutti gli alleati per 18 secondi. Quindi se in un modo o nell'altro non avete curatori o comunque volete sfruttare il Regen per essere un po' più aggressivi, essere comunque in generale un po' più offensivi, Red con il Gold Collar in combinazione a un Platinum Collar possono essere veramente, cioè può essere comunque una buona build, o comunque può essere effettivamente una buona combinazione. Ricordatevi che tutte queste armi possono essere utilizzate come primarie e secondarie proprio per dare al personaggio una sfumatura di build diversa rispetto magari a quella che vogliono giocare gli altri. Poi andiamo da Tifa. Tifa come migliori armi possiede la Tiger Fang e la Sonic Strike, e i Sonic Strike come ovviamente guantoni, perché queste sono due armi che praticamente, anzi sono tutte e due le armi che praticamente hanno attacchi non elementali che diminuiscono una l'attacco fisico e l'altro l'attacco magico dell'avversario. I Tiger Fang diminuiscono l'attacco fisico, i Sonic Strike diminuiscono l'attacco magico, quindi in base ovviamente a quello che vi serve potete decidere appunto come sfruttare la vostra Tifa. I Motor Drive, che sono l'arma col DPS più elevato, perché sbloccano un'abilità core, quindi una core ability con attacco single target elementale vento. Ed è anche possibile, se non mi ricordo male, questa essere un'altra abilità da 2 ATB. Quindi per questo è un'arma con altissimo DPS, perché praticamente può essere spammata e quindi di conseguenza creare molti più danni. I Kaiser Knuckles, che sono un'altra arma non elementale ma che abbassa la difesa magica dell'avversario. Quindi, come potete notare, ogni arma può comunque dare un effetto positivo e un effetto negativo, in base ovviamente a come lo volete giocare il personaggio, in base anche a quale avversario avete di fronte, avete diverse sfumature per poter utilizzare al meglio i vostri personaggi. E questa è una cosa che mi piace un casino. È una cosa che mi piace un casino, però bisogna fare attenzione, perché questo implica il fatto di dover pullare molte più armi per lo stesso personaggio. E poi abbiamo i Crystal Globes alla fine, ovviamente, come arma finale o comunque come arma ultima in classifica, ma non per importanza, che sono un'ottima alternativa per abilità AOE. Quindi i Crystal Globes sbloccano un'abilità di attacco AOE che è molto comoda per il farming. Quindi se non avete Barret, non avete Glenn, che comunque sfruttano attacchi, che sfruttano molti attacchi AOE, potete sfruttare Tifa con i Crystal Globes.
Infine andiamo da Zack, ultimo personaggio da analizzare, dove abbiamo armi migliori con la Falchion, che è sicuramente l'arma migliore perché sfrutta danni AoE elementali vento, e i danni elementali vento è vero che non sono importantissimi all'inizio del gioco, però sono comunque dei danni AoE, e poi Zack come attaccante magico e come attaccante fisico è veramente veramente buono, probabilmente è il secondo personaggio migliore del gioco dopo Cloud, perché Cloud credo che sia al momento quello più forte proprio dal punto di vista offensivo. La Zweihander, che è la seconda arma che consiglio su Zack, ma questa è un'arma che effettua enormi danni single target non elementali ed è, come vi dicevo prima, l'arma con il moltiplicatore d'attacco più alto, 940% addirittura. E cosa ancora più bella di quest'arma è che si ottiene gratuitamente grazie alle ricompense pre-registrazione. Quindi avere il personaggio di Zack praticamente già con la sua seconda arma migliore, se non fondamentalmente l'arma migliore per i danni single target, è già un grandissimo boost per tutti quanti i giocatori. Poi abbiamo la Cutlass, che è leggermente più forte della Hard Edge di Cloud, quindi abbiamo visto già cosa è in grado di fare la Hard Edge di Cloud, se non ve lo ricordate andatevelo a riguardare tranquillamente. La Cutlass è leggermente più forte, quindi se già avevamo comunque un'arma decente con Cloud, in questo caso abbiamo un'arma decisamente decente con Zack. E infine l'Arc Sword, che è un'ottima arma single target con danno magico non elementale, che ha come effetto addizionale anche un debuff della difesa magica avversaria. Quindi Zack, come vi ho detto, può essere sfruttato come attaccante magico e come attaccante fisico in base ovviamente alla vostra build e alla vostra, diciamo, esigenza del gioco, e l'Arc Sword, se volete sfruttare Zack come attaccante magico, è sicuramente quella più indicata. Quindi è molto bello il fatto di avere diversa scelta con ogni personaggio presente all'interno del gioco, se sfruttarlo per fare danni AoE, se sfruttarlo per fare danni singoli, in base ovviamente al boss o comunque agli stage in questione. Quindi veramente molto molto figo poter buildare letteralmente i propri personaggi, però questo ahimè implica il fatto che dovremo pullare comunque diverse armi o essere molto fortunati per ottenere più armi dallo stesso pool, quindi questo implicherà probabilmente qualche errorlino tattico per avere comunque almeno un setup valido che mi possa accompagnare per buona parte del gioco senza spendere comunque troppe risorse. Detto ciò, non c'è nient'altro da dire al momento per quanto riguarda le varie armi migliori e le build dei nostri personaggi. Spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se vi sta piacendo questo journey attraverso Final Fantasy VII Ever Crisis. Fatemi sapere ovviamente le vostre impressioni e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!